Finisce 3-2 tra Montepone e Reggio Sud. Siamo con il direttore sportivo Francesco Coscarella. Una partita che sembrava chiusa già all'inizio del secondo tempo, quando si era sul risultato di 3-0, poi con il quarto gol poi mancato pure da Rocca, e invece poi si è fatta sotto il Reggio Sud, arrivando proprio a fare due gol e mettendo proprio in discussione il risultato. Dovremmo andare ancora indietro nel primo tempo, quando Levato ha avuto quell'occasione limpida, quando lo stesso Rocca ne ha avuto un'altra. Purtroppo capita, avevamo ben fatto un bel primo tempo. Nel secondo tempo, un po' per un calo fisico di qualche giocatore, un po' perché il Reggio Sud è terzo in classifica, non lo è per caso evidentemente, normale che abbiamo sofferto un pochino. Comunque abbiamo stretto i denti e ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Comunque una bella partita giocata da Montepone contro una bella squadra, perché veramente è stata una partita spettacolo, e oltretutto, diciamolo, ogni tanto ben diretta pure dal direttore di gara. Assolutamente sì, ha fermato il gioco nel momento in cui andava fermato, ha fatto continuare nel momento in cui andava fatto giocare. Reggio Sud con quel Marino in più lì davanti è normale che può fare la differenza. Sì, Marino e Sartiano hanno fatto la differenza, sono stati proprio dei giocatori che hanno costruito tantissimo, dando l'anima. Comunque gran merito a questo Montepone, che veramente non sta lasciando nulla, specialmente in casa. Sfortunato fuori, però in casa non sta lasciando nulla. Hai detto bene tu, sfortunato fuori, perché se andiamo a vedere la partita di Bagnara piuttosto che quella di Siderno, certamente non abbiamo demeritato, e purtroppo siamo coscienti del fatto che dobbiamo stringere i denti in casa e forzare questo scorcio di campionato che c'è, con le altre quattro partite casalinghe che abbiamo, di cui qualche scontro diretto, vedi Africo, Locri stesso e Mamer. Siamo col presidente del Reggio Sud, Bruno Leo. Una partita finita in favore del Montepone 3-2, con un Reggio Sud che è uscito fuori il secondo tempo mettendo proprio in crisi, diciamo, il Montepone. Diciamo, il Reggio Sud ha giocato solo gli ultimi 30 minuti, perché la prima ora di gioco del Reggio Sud, anche per alcune scelte dell'allenatore, è stato inesistente in campo. Stavamo 3-0 e potevamo anche stare anche un risultato più pesante, anche se il gol del 3-0 è totalmente irregolare, perché se il guardalinea alza la bandierina vuol dire che un giocatore di Montepone in fuorigioco va a giocare la palla, quindi noi ci siamo fermati stupidamente. Il 3-0 è un po', diciamo, poi è stato decisivo. Però ripeto, il Reggio Sud non è che si è svegliato, il Reggio Sud ha giocato solo 30 minuti, perché se il Reggio Sud è quello della prima ora, è una squadra da ultimo posto. Ma un ottimo Marino, un ottimo Sartiano, che hanno dato veramente l'anima, mentre diciamo che c'è stato, me lo lasci dire, specialmente nel primo tempo, un po' d'acqua proprio in difesa. Ma noi, i nostri due centrali titolari hanno avuto due giorni di febbre in settimana, Caccamo che è entrato il 13 al secondo tempo e Bevilacqua è stato in panchina. Però questo, se la domenica sono qua, io se fossi allenatore avrei un po' più di coraggio, se il giocatore sta bene lo faccio giocare, anche per non stravolgere l'assetto della partita. Infatti noi i primi due gol li avevamo letteralmente regalati, cioè il primo uno scontro fra i due centrali e il secondo là si fanno anticipare. Ripeto, noi abbiamo, il Reggio Sud ha giocato 30 minuti, penso nei 30 minuti ha dimostrato di essere una buona squadra, perché se ci fermiamo alla prima ora, penso che chi non l'ha mai vista avrà potuto dire: ma questo Reggio Sud come fa ad avere tutti questi punti? Perché siamo stati per un'ora inesistenti in campo, e coleziosi, presuntuosi un po', e anche messi forse qualche uomo al posto sbagliato. Intanto le squadre proprio della zona playoff in questa giornata hanno perso tutte. Ha perso ieri la Torinovese, il Catona, oggi avete perso voi, e non avete paura di questo Marina di Gioiosa, che si sta facendo proprio, sta incalzando veramente, dopo aver iniziato un campionato così in sordina, adesso si trova proprio lì a uno schioppo di tallonarvi. Se ha vinto oggi è un punto dal Torinova a tre da noi. No, paura no, perché noi abbiamo rispetto, tutti gli avversari non paura, ma credo che il problema non sia solo nostro, anche se sia del Tario 9 eccetera. Poi comunque credo che alla fine, se il Marina sarà nei primi 5, vuol dire che ha meritato di essere nei primi 5. Se noi saremo fuori dai primi 5, abbiamo demeritato. Ma io credo, se la squadra si convince a giocare come ha fatto l'ultima mezz'ora, e non facciamo un po', ci inventiamo alcune cose, credo che meritiamo di stare, anzi noi ancora speriamo di arrivare ai terzi, però nei playoff credo che meritiamo di starci. Comunque vorrei sottolineare, oggi era una partita importante, forse anche
più che per noi, per il Montepone, vorrei sottolineare l'ospitalità della società del Montepone. Non è che ci abbia steso il tappeto rosso, però il Montepone ha dimostrato di essere una società molto ospitale, perché in molti campi, per le condizioni di classifica, ci avrebbero fatto giocare molto di meno. E devo veramente sottolineare, come usiamo fare anche noi quando vengono le squadre Reggio Sud, sono dei campi in cui si viene con molto piacere a giocare, perché sappiamo che se sei più bravo, più fortunato, possiamo vincere.